Expo Venin Sud 2019, ci troviamo allo stand della Avellana TDS, proprietaria del marchio Nobis Nocciola. Siamo in compagnia del suo amministratore delegato Luigi Nobis, che accolgo con un bentornato, bentornato. Buonasera Fabio, un saluto a tutti gli amici di Vending TV. È la seconda, forse la terza volta che riusciamo a incontrarci attraverso i microfoni di Vending TV, perché nelle precedenti edizioni di questa manifestazione eri qui, eri presente e abbiamo avuto modo di presentare ciò che voi esponevate. In questo caso, nell'edizione 2019, che cosa esponete? Certo, allora noi qui all'Expo Vending Sud di Catania portiamo la nostra tazza XXL, che è un formato un po' più grande che serve magari per un caffè più lungo, un prodotto pensato più che altro per l'estero e per far sì che comunque venga usata per metterci all'interno un gelato, un caffè più lungo, una crema caffè, granite e quant'altro per il periodo estivo più che altro. Però non presentate solo la XXL, ma tutta la vostra gamma di prodotti, che è costituita da creme, da tazzine un po' più piccole e tanto altro. Facciamo un riepilogo per tutti coloro che sono all'altra parte. Perfetto, sì. Allora, l'azienda nostra, diciamo Nobis, nasce come produzione di nocciola per caffè. Infatti noi comunque riusciamo a fare tante creme che servono poi per aromatizzare caffè alternativi, eccetera, dalla nocciola classica al fondente, pistacchio, limone e mandorla. Poi inoltre qui a Catania abbiamo portato una nuova confezione, che sarebbe questa qua, che è una scatola che porta comunque sei pezzi, tra cui c'è all'interno una per tipo, quindi limone, pistacchio, mandorla, latte, nocciola e fondente. E quindi è una scatola pensata proprio per il mondo del vending, per far sì che comunque sia un prodotto da banco, quindi gestibile in un modo più semplice. Devo dire che però, guardandolo anche lateralmente, si presta ad altri utilizzi, anche e soprattutto in ambito Horeca, una per tutte, fare da contenitore per il gelato. Infatti noi proprio sulla scatola abbiamo cercato comunque di far sì che comunque il cliente che poi compra la scatola possa intuire che il prodotto può essere usato magari per crema caffè, per un gelato, una macedonia, un liquore, quindi per tante altre cose. E allora Luigi, per tutti coloro che sono alla visione di questa intervista, che si trovino nel sud Italia, nel centro Italia, nel nord Italia, nelle isole o comunque anche all'estero, questo è un prodotto che si presta magnificamente proprio per l'estero, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni e chissà magari diventare vostro cliente? Certamente Fabio. Allora, il sito internet è www.nobisnocciola.com, l'indirizzo mail è info@nobisnocciola.com, quindi siamo là ben lieti poi di rispondere un po' a tutti, eccetera. Bene, e allora nell'augurio che qualcuno tra i nostri spettatori riesca ad avere interesse per il vostro prodotto o comunque i vostri prodotti, quelli realizzati e destinati appunto al vending e o all'Horeca, io ti ringrazio per la disponibilità e poi avremo modo di reincontrarci a Oslo, forse al SIGEP 2020. Esatto, sì, al SIGEP ci saremo.